Il viaggiatore, a cura della redazione Rubriche. Questi erano i Depeche Mode Route 66, infatti noi rimaniamo in America, andiamo proprio sulla Route 66 con un altro viaggio un po' di matti, ecco, rimaniamo con i piedi per terra, è un viaggio in Vespa, l'America in Vespa appunto di Giorgio Serafino. Buongiorno Giorgio! Giorgio non è ancora con noi, ma io vi voglio leggere l'inizio del libro. Non mi senti? Ah, eccolo! Buongiorno Giorgio! Buongiorno! Giorgio, questo viaggio folle che comincia, io leggo l'inizio del libro, un libro che mi è piaciuto tantissimo, un viaggio che mi è piaciuto molto, ma come l'hai raccontato? E tu ricordi una notte in Cambogia, quindi un viaggio precedente, dici quelle furono la notte più bella e la cena più buona della mia vita, vi eravate persi nella giungla, vabbè, insomma. Fu lì che decisi, volevo viaggiare in quel modo perché era l'unica cosa che sapevo fare con il cuore, l'unica cosa che mi faceva sentire vivo. Appena tornata a casa avrei realizzato quel sogno, non sapevo come, ma ce l'avrei fatta, pensavo alla Vespa, ne avevo la certezza, avevo avuto una visione. E lì l'hai fatto, cioè hai rimontato pezzo pezzo questa Vespa del 78. Sì. E poi? Raccontaci. E poi siamo partiti, l'ho spedita a Chicago e l'abbiamo recuperata a Chicago e siamo partiti per la 66. Cioè, e vi siete fatti tutta l'America, inseguiti sì. dagli uragani, sì. nella Death Valley, cioè avevate finito il viaggio, poi avete deciso, no, vabbè, torniamo e facciamoci un attimo la Death Valley perché non abbiamo sofferto abbastanza, sì, giusto? Sì, perché mancava qualcosa, sì. Ecco. E comunque dopo tutti quei chilometri arrivi alla fine e trovi... Dopo due mesi che hai la strada davanti, arrivi, vedi l'oceano, la strada è finita e un po' ci rimani male. certo, abbiamo... perché come dici in un altro punto del viaggio, tu sei affamato di strada. Sì. Bellissima questa espressione. Sì, e ancora lo sono. E lo sei ancora, infatti basta, mi sembra sì. che siete appena tornati dal Rajasthan, naturalmente in Vespa anche quello. Sì, sì, sì. E lì non è stato da così felice. No, lì un po' meno, diciamo che l'India è il paese anti on the road. Anti on the road, meno male, perché invece era cominciato tutto da lì, si andava in India, eccetera, invece adesso mi dici anti on the road, no, perché? Anti on the road, è perché a parte il traffico, comunque è tutta, quasi tutta intasata l'India, è clacson, è un casino, poi l'ospitalità non è quella che uno ci si aspetta. Ecco, invece, sì, no. in America tu descrivi un'ospitalità, ne parlava già Gregory Aleggi prima, un'ospitalità fantastica, no? Sì, tu, no, in America si è spalancato un mondo proprio. Li ringrazi alla fine del libro, tutta la gente sì, che sì, hai incontrato. Li ringrazio alla fine del libro e li ringrazio ancora per altre cose che sono successe dopo, ma veramente c'ho i brividi se penso all'America io. Tra l'altro tu noti una cosa nel libro, tutti quelli che incontri, no, vi dicono you're crazy, però immediatamente God bless your trip, Dio benedica il vostro viaggio, vi aiutano, si sentono parte in causa, quasi che voi realizzaste anche il loro sogno, mentre cioè, tutti gli italiani che incontravamo ponevano l'accento sui problemi, oddio quanto vi è costato, quanto è stato difficile. Sì, le prime domande erano quelle degli italiani, tipo quanto vi è costato, ma non ti conveniva affittare una moto qui, ma si può andare in due, ma come fai senza casco, come hai fatto per l'assicurazione, se ti si rompe, se fuori, tutte queste cose qua. E invece l'americano, no, l'americano appena ti vede dà per scontato che tu stai sognando, quindi ti abbraccia, ti benedice, ci ha regalato i soldi per la benzina. Ci hanno dato le chiavi di casa anche a loro, dice Vittorio. Loro hanno fatto questo viaggio in jeep, ecco, insomma siete accomunati da... quindi condividi
Ma infatti tu poi verso la fine del libro parli di questo motociclista ottantenne, no? Dici, questo, dici anch'io voglio diventare come lui, se mai invecchierò voglio continuare a viaggiare in moto, penso che da noi in Italia una persona così anziana non si sognerebbe neanche di viaggiare, non dico da sola in mezzo al deserto, ma neanche in posti meno estremi. Sì, che poi magari alla fine in Italia anche ci sarà qualcuno, però lì è normale, c'hanno proprio la cultura della strada, il viaggio sulla strada penso sia nato in America, non lo so, perché se forse è posizionata in un posto, non lo so. Io sto parlando al plurale perché con te e tu, diciamo, cominci proprio il libro parlando della tua compagna di viaggio e di vita, e alla fine la ringrazi per essere più pazza di te. E questa è Giuliana Foresi. Buongiorno Giuliana. Buongiorno. E Giuliana, anche te mi sembra sei molto affamata di strada. Sì. Pronto? Sì, mi senti? Ah, sì, no, sentivo okay. dei una cosa che mi ha colpito è che in una dei racconti delle difficoltà enormi, la gomma che scoppia, eccetera, tu sei lì che cominci a ridere. E allora Giorgio dice sì, cioè è con lei che devo stare. Cioè, tu sì, sei questo. Vabbè. Io magari prima di partire mi faccio un po' di problemi, no? Non conoscendo... Sai, quando parti per un posto nuovo, quindi non sai cosa ti aspetta, così. Poi una volta che sono lì, invece è il contrario, quindi sono io magari che me le vado anche a cercare, no? In alcuni momenti lui mi fa, che facciamo? Dai, rischiamo, no? Dai, la disvalle, magari a fine giugno è davvero pericolosa, perché tutti ci dicevano che era pericolosa. E io magari dico, no, dai, proviamo. Tutto al più torneremo indietro. Ah, ecco, sei stata tu a voler andare lì, va bene. Era il racconto che mi aveva scioccato di più, era proprio questo ritorno nella Death Valley, perché io dicevo, che bello, sono arrivati finalmente, tiravo un sospiro di sollievo, no, tornano indietro, sei stata tu praticamente. È più difficile, no, insieme, poi alla fine abbiamo... perché lui mi guarda e mi fa, che facciamo, adesso sembra che sia finito tutto, no? Quindi o torniamo a casa... O andiamo nella Death Valley, io ho detto andiamo, ma certo. Non voglio tornare a casa. Tra l'altro casa ci avete messo 5 anni vivendo in una roulotte fuori a ricostruire un casale abbandonato con le vostre mani, quindi insomma anche casa è un bel viaggio complicato. Sì, è iniziato tutto da lì, infatti forse sì, la parte più difficile è stata, la più dura è stata quella, cioè la costruzione della casa, perché davvero mattone su mattone, quindi... Comunque, il racconto dei vostri viaggi si può trovare sul sito che è terrasfalto.it. Io ti saluto e ne approfitto per chiudere la trasmissione e ringraziare tutti i miei ospiti. E voglio concludere, a parte con i ringraziamenti, ringrazio Ombretta Conti alla regia, ringrazio Giampiero Cacciato e Alessandro Gritti alla console. Vi ricordo www.ilviaggiatore.rai.it per risentirci, ilviaggiatore@rai.it per scriverci. Concludo con una frase di Terra degli Uomini, che è il nostro libro che ci ha guidato oggi, che è: solo lo spirito, se soffia sull'argilla, può creare l'uomo. A tutti, buona domenica, da Paola D'Urso. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. You down so many times. I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll